dal Second Life in Fantasy, da Serenity. Penso che sentiate questo rumore di fondo. E ci sono gli spettacoli in atto, per cui c'è moltissima affluenza. È l'ultimo giorno e siamo molto contenti di essere arrivati quasi alla fine di questo evento importante per noi Second Life e non solo. Abbiamo avuto la partecipazione di moltissimi ospiti in real life dagli istituti del CNR e anche dai colleghi di Second Life, i docenti e gli artisti e tantissime altre persone. Ringraziare tutti. Come Fiona e Morgana ci hanno aiutato ad organizzare questo evento che è stato anche quest'anno corposissimo. E senza di loro non ce l'avrei fatta, assolutamente. La collaborazione davvero dimostra ogni volta che è l'unica arma vincente. Allora, veniamo a questa conferenza. Allora, l'abbiamo improntata sulle dinamiche sociali, l'abbiamo improntata sull'apprendimento. Scuola, didattica e gioco e tecnologia. Queste le parole chiavi per un apprendimento di oggi. Un apprendimento al passo con i nativi digitali, con i ragazzi che sono nati già con strumenti tecnologici nella culla, e per cui, ripeto, gioco, didattica e tecnologia sono le parole chiave. Su questo bisogna puntare. Inoltre, Second Life, come dire, così come gli altri mondi virtuali, è lo strumento che dovrebbe riuscire ad accogliere queste tecnologie e a metterle a segno. Abbiamo dei problemi audio. Abbiamo dei ritorni di cuffia, sono terribili. Allora, Second Life, come tutti gli altri mondi virtuali, abbiamo visto dalle esperienze degli altri docenti che servono per appunto accogliere questo nuovo modo di concepire l'apprendimento. Rispetto alle dinamiche sociali, la condivisione. L'ambiente virtuale si presta a questo nuovo modo di apprendere i ragazzi, e quindi questi tre pilastri, come dicevamo, gioco, didattica e tecnologia, sono le basi su cui veramente spingere per una nuova scuola, per i nuovi ragazzi, una scuola al passo con i tempi. Rispetto alle dinamiche sociali e personali, il laboratorio Second Life, così come un laboratorio di mondo virtuale, serve per un'autoconoscenza. Entrare in un mondo virtuale vuol dire creare un'identità e sviluppare un senso di appartenenza, al gruppo. Ci unisce diciamo, la voglia di fare comune. I gruppi hanno, diciamo, centrano pienamente questa, diciamo, funzione sociale, che è quella del senso di appartenenza, e un interesse comune può servire a sviluppare nuove professionalità che possono essere portate anche all'esterno di Second Life, e come diciamo sempre sostenuto. Bisogna credere nel fatto che i mondi virtuali non siano morti, dobbiamo decostruire il pregiudizio. Se io sono qui oggi è per questo, per far conoscere a Salerno che in Second Life entrano persone che hanno voglia di lavorare, che hanno, non è una perdita di tempo, che Second Life è un posto dove si collabora, è un posto dove si condivide veramente. Io spero di essere riuscita, perché
e CNR Second Life sono state le parole chiave di queste interviste di questi giorni in Second Life. Quindi se riusciamo, come dire, da Salerno a dare questo messaggio che vogliamo, come dire, offrire queste nostre professionalità, quindi queste docenze, questi corsi, così come si fa anche in ambito straniero, ecco, noi ci siamo e vogliamo, come dire, diciamo coinvolgere le persone. Siamo stati invitati a Lucca, siamo stati invitati dal CNR a fare una giornata sui mondi virtuali nella sala aula Marconi del CNR, quindi voglio dire qualcosa da questo momento si sta muovendo e vi assicuro che io non mollerò. Mi conoscete, per cui in questi anni quando dico che voglio fare una cosa cerco, se mi è possibile, di farla, di raggiungerla. Questo è il mio messaggio. Allora, questa nuova edizione è stata anche questa molto faticosa, ve lo assicuro. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato in Second Life e anche da fuori. Io vi ringrazio e continuiamo con il nostro programma, perché il lavoro non è finito. Grazie. Grazie.